potrei anche fare un'altra ulteriore riflessione in ragione del fatto che affrontare la politica non è soltanto divertimento, non è come andare in vacanza, non è come andare a fare un giro in discoteca. È vero che andare a chiedere il voto e quindi sperimentarsi in un confronto diretto per avere la conferma del consenso è grandemente gratificante, per cui nel momento in cui ti metti in un tour elettorale e riesci ad ottenere del consenso, è chiaro che il giovane si sente premiato, si sente soddisfatto e pensa che l'avventura politica possa essere a misura del suo impegno. Però mi permetto di osservare che a mio giudizio ci vuole un quid in più. Se tempo fa personalmente ho valutato insieme con altre persone di presentare una lista al Comune di Roma e ero candidata come sindaco, ma era soltanto un esperimento elettorale senza nessuna iniziativa conseguente, perché facemmo anche una candidatura di protesta, nel senso che presentammo tutta integralmente la documentazione con i 32 mi pare candidati, quindi con tutte le autentiche notarili eccetera, e ci presentammo soltanto con una sola firma al posto delle 1000 richieste. Quindi era evidente che si trattava di un esperimento e questo esperimento doveva denunciare una modalità di presentazione che in realtà aveva dietro le spalle delle spinte lobbistiche che noi non avevamo e volevamo esattamente denunciare questo. Per cui fu una modalità di presentazione che doveva denunciare altro. Quando mi fu chiesto, ma te la sentiresti davvero di fare il sindaco di Roma? E risposi, mi tremerebbero i polsi, ma mi tremerebbero i polsi anche per un comune come Ceprano, dal quale provengo. Non è un divertimento, non è un giro di giostra, è un'assunzione di responsabilità, è sapere che nel momento in cui ti metti nell'agone politico devi essere in grado di dare delle risposte, e se non hai la capacità personale di poter dare delle risposte, devi avere anche la capacità di chiamare attorno a te persone che siano in grado di darle. Io non ho mai visto nessun sindaco della provincia di Frosinone, spero mi sia sfuggito, che sia sfuggito alla mia attenzione, ma che in realtà questo sia accaduto, che abbiano chiamato degli urbanisti, che abbiano chiamato dei sociologi, che abbiano chiamato delle persone in grado di dare una indicazione di sviluppo urbano in ragione del territorio, in ragione delle realtà produttive esistenti, cosa poter potenziare a livello comunale e cosa invece magari mettere ai margini. Io non ho mai visto in provincia di Frosinone nulla di tutto questo, ma mi pare invece che nei comuni della Francia, ad esempio, sia normale poter chiamare un urbanista e dire questo è il territorio, questa è la nostra orografia, questa è la composizione del nostro settore terziario, questa è la nostra produttività agricola, che cosa possiamo fare per pianificare uno sviluppo della nostra città nel senso di dare benessere ai cittadini. C'è una cosa oltretutto che manca nelle pianificazioni dei nostri amministratori locali: in che modo si pongono il problema della serenità e della felicità degli abitanti. Questa non è una domanda qualsiasi. Sapere essere in grado di leggere le prospettive della popolazione, i loro bisogni, non è assistenzialismo, è capacità di sapere elaborare la materia amministrativa e coniugarla anche con un'idea politica. E tutto questo manca. A me sembra che tutte le corse ad avere voti e a seguire le percentuali siano al pari delle tifoserie di una partita di calcio o di una partita di qualunque altro sport. Non è questa la politica amministrativa che ci si aspetta dagli amministratori per modificare lo status quo. Se noi stiamo in situazioni stagnanti è perché non riusciamo a leggere nei nostri amministratori questi slanci propositivi che dovrebbero dare alle nostre città un futuro diverso. E quindi continuiamo a stagnare. E nel continuare a stagnare è chiaro che i giovani se ne allontanano. E è anche chiaro ed evidente che nessuno ha detto loro, perché non esistono più i partiti, che la politica è impegno. E non è una partita dove si andare a divertirsi. Certo, c'è una gratificazione, è inutile dirlo. La gratificazione che ti viene dal consenso elettorale è enorme.
è banale anche ripeterlo, ma non è il fine, è soltanto quel che è necessario per avere la motivazione ad andare avanti ed affrontare i momenti più brutti dell'amministrazione, perché nell'amministrare bene un territorio non dormi la notte per sapere che, nel sentire e sapere che hai la responsabilità del benessere dei cittadini che stai amministrando. E questa responsabilità a me pare che viene accantonata e perché viene privilegiato il narcisismo personale. E questo mi ha